piacere, questa sera abbiamo dato il via alla 217esima edizione della Sagra del Crocifisso di San Possidonio con il taglio del nastro delle quattro mostre presenti presso l'ex scuola Varini. Il percorso dell'area espositiva passa tra la memoria, la storia, la cultura e la cura. Memoria, memoria della luce brillante del beato Odoardo Focherini, di cui quest'anno ricadono i 10 anni dalla beatificazione. Questa mostra è stata prodotta in occasione della beatificazione di Odoardo Focherini ormai 10 anni fa e ha voluto rappresentare la sua vita, che era molto ricca, quindi molto difficile da sintetizzare, attraverso foto e citazioni, cercando di renderlo più presente e vivo possibile. E tra l'altro molte delle foto sono anche scattate da lui. La famiglia ha una ricca, un ricco patrimonio fotografico e quindi abbiamo provato, no, vedete anche in questa forma verticale ad altezza uomo, a riportarlo in mezzo alla gente. Storia, storia del nostro paese, del territorio di San Possidonio, che 300 anni fa è diventato feudo della famiglia della casata Tacoli, elevati al rango di marchesi. Cultura, cultura anche popolare, cultura dell'ultimo secolo di storia, raccontato anche questo a cura della Proloco, come la mostra dei Taccoli, su una mostra di collezionismo e oggettistica. Cura della casa comune, cura della casa comune in termini di ecologia integrale, promossa da Papa Francesco con l'enciclica Laudato Si', in completo connubio e sincronia con quello che propone il CEAS. Infatti abbiamo unito la mostra della cura della casa comune in prestito dalla parrocchia di Mirandola alla mostra senza parole realizzata dal CEAS, Tutti per la Terra, utilizzando le testimonianze fotografiche realizzate dalle guardie ecologiche volontarie del territorio dell'area nord, che appunto testimoniano quanto la civiltà umana purtroppo lascia il suo segno nel territorio. Infatti sono tutte testimonianze di quanto le guardie ecologiche volontarie ritrovano sparpagliate nelle nostre campagne e c'è veramente qualsiasi tipo di rifiuto immaginabile.